egocentrismo tra management e psicologia. Sì, ora qui racconto un aneddoto, parte dall'aneddoto. Come tu sai e come condividevo prima di andare live, fra me e te, nella mia analisi c'è che il mio italiano potrebbe essere migliorato. Io non do importanza all'italiano più di tanto. Chi vuole, magari con un po' di sforzo, mi capisce e si accontenta. Il problema, visto che sono un fanatico invece dal punto di vista manageriale del problem solving, il problem solving ha a che fare con l'analisi delle cause. Le cause quali sono? Sono che, uno, io leggo solo in inglese, due, ascolto solamente in inglese, tre, vivo all'estero, quattro, parlo in inglese la maggior parte del tempo, in italiano parlo con te quando faccio le live, con il mio stagista, un bacio Christian, insomma. Se faccio l'analisi del tempo, che sai che sono un fanatico, so 2 ore al giorno italiano, il resto inglese, va bene? Sì. Quindi un po' ne risente il mio italiano. L'altro giorno parlavo con mia figlia, che è nella mia stessa condizione, nel senso che parla pochissimo l'italiano, lo parla con me, lo parla con la mamma, con i fratellini, fratellini, uno è alto 2 metri, comunque sono, nel senso che sono più piccoli di età, e mi ha detto: papà, ho fatto una bellissima rilassazione. Allora io lì mi sono messo a correggere, no, niente, non ho fatto niente, perché io capisco che vuol dire rilassamento, non mi sto a mettere lì, non si dice rilassazione, si dice rilassamento, io ho capito. Sì. Quindi questo è il punto. Ora, a me questa storia qui, io lo chiamo il puritanesimo italiano, un po' ce l'ho, ok? Ricordo ancora quando in una vecchia sponsorizzata di Coltiva la Crescita, io sono orgoglioso di aver imparato l'inglese, ho fatto una fatica boia. E a imparare il plurale, questa S finale, mi sono impiegato tantissimo. Adesso mi rimane che quando penso soft skills, dico soft skills, quindi non dico soft skills, sono automatico. In questa sponsorizzata uno dice la S, anche se è plurale, nella lingua inglese, visto che siamo in Italia, non ci va. Ora lì ho cominciato ad avere un po' di consapevolezza di questa tipologia di persone. Allora, l'altra sera, tu sai che in italiano, tanto io ho il vantaggio che dico quello che penso, delle volte sono percepito come ruvido, ma almeno è così, io ascolto te, ecco, così. Quindi vedo il video di Massimo, molto interessante, e tre commenti, e dico, vado a leggere anche i commenti, e uno diceva, adesso faccio la voce dell'ego normativo, tu dovresti imparare l'italiano. Allora, ha detto, mannaggia il pesce gatto, io non mi sono mica accorto di nessun errore. Poi io, siccome so che in italiano non è eccepibile, ho detto, adesso lo voglio riascoltare, era 4 minuti e mezzo, compreso il aggiungo, Aggiungo. perché ho detto, magari cacchio ha fatto un errore nell'aggiungo, porca miseria. E Sì. quindi me lo sono riguardato tutto e non ho trovato errori. Poi ho detto, vabbè, io non faccio testo perché magari qualche sbavatura l'avrei fatta, io non me ne sono reso conto. Ma lì ho cominciato a pensare ad un meccanismo di cui parlo in Cambia Marcia e ho detto, dai, ne parlo un po' anche nella live con Massimo, così posso parlare dell'approccio metodologico di Coltiva la Crescita. Io lo chiamo lo sgabello con le tre gambe, cioè Coltiva la Crescita, facciamo un po' di brand awareness, Coltiva la Crescita è come uno sgabello che si appoggia su 3 gambe, perché su una sola è un gran casino, ti spacchi la schiena, devi stare in equilibrio, due, tre è meglio. Che sono la gamba manageriale, ne abbiamo parlato prima, la gamba psicologica e la gamba spirituale. Okay? Allora, qui in questo commento, che è durato pochissimo, ci ho visto due delle gambe, adesso propongo a Massimo di parlarne. Il tema qual è? Il tema è quello dell'egocentrismo e fa sì che ci sia questa categoria di italiani che evidentemente danno molta importanza all'italiano, ma non hanno la minima idea di che cos'è la psicologia. E non hanno la minima idea di cos'è il management, perché adesso decodifico. Nel management c'è una cosa che dicevo prima, che è il problem solving. La dimensione di un problema, la gravità di un problema, è data da che cosa? Dalle conseguenze negative di quel problema. Ora, facciamo l'esempio del mio caso. Mettere una S a soft skills e non metterla, quali sono le conseguenze negative? Dal punto di vista del conto economico, dal punto di vista pratico, sostanziale, non ci Nessuno. sono, non ci sono. Ci sono differenze e impatti percettivi.
cioè nella percezione di chi guarda. Sì. Nel tuo video, che dopo magari se mi viene in mente lo troviamo, io gli errori non li ho visti, ma metti che ci sia, le conseguenze negative di quell'errore per le persone, diciamo, che non sono dei puritani italiani, sono prossime allo zero. Il video è efficace, dargli degli spunti, altrimenti io sono egoista con il mio tempo, col cacchio che guardo Massimo Martinini, sei simpatico, ma io ci do su a guardarti, capito? Quindi gli spunti, i consigli sono utili, quindi le conseguenze negative del tuo errore non ci sono. Quando è che ci sono? Quando ci sono i puritani, i fanatici, che sono in una posizione egocentrata. Cosa vuol dire egocentrata? Che vedono il mondo ruota intorno alla loro percezione della realtà. Facciamo un esempio rapido. L'ho citato prima, incidentalmente, facevo il master in ipnosi. Tra l'altro tu sei vegetariano, però tu non sei egocentrato. Da quando ti conosco, sono 2 o 3 anni, non mi hai mai, tra virgolette, rotto le scatole sul... non mi hai mai voluto convertire alla disciplina vegetariana. Invece in questo corso, in questo master, c'era questo qua che il primo giorno, te cosa mangi, te cosa mangi, cosa mangi? E poi dopo cantava le lodi del diventare vegani. Grazie. Okay. La sera cena, stessa cosa. Il giorno dopo pranzo lo chiamavamo The Bomb, perché qua dove arrivava lui scomparivano tutti, capito? Perché? Sì. Perché stacciamo gli Zebedei, ok? Cos'è l'egocentrismo in questo caso? È proiettare sugli altri i propri bisogni, valori e passioni. Quindi io rispetto le persone che danno importanza all'italiano. Quando io, voglio, non è che prendere tu difesa, però, o Massimo, apriremo il canale YouTube chiamato l'Accademia della Crusca in formato digitale e tratterremo delle forme espressive corrette dal punto di vista grammaticale, sintattico, strutturale dell'italiano, allora io credo che sia legittimo e anzi auspicabile che qualcuno dica: guarda, prima di proporre argomentazioni su una competenza tecnica così importante come l'italiano, fai una registratina al tuo. Ma né io, né Massimo, un esperto di strategia, di marketing strategico e anche da un certo punto di vista anche di declinazione tattica, una volta che hai fatto bene la strategia, secondo me, per cui dai anche quel passaggio, secondo me, indispensabile di declinazione operativa. Chiusa parentesi. Ma cosa vuoi da me? Cioè, quel commento è come dire devi mangiare meno carne. E ora mi è venuto in mente un documentario che mi affascina la psicologia e guardavo Arnold Schwarzenegger, è diventato vegetariano dopo anni che si sparava dalle fiorentine da 1,5 chili, perché no, è bello robusto, c'è questo mito che per avere i muscoli devi essere carnivoro. Sì. E diceva: io però non rompo le scatole a nessuno, anche perché se vai da uno che mangia carne, cioè smetti di mangiare la carne, poi lo dice in inglese che mi fa ridere perché con l'accento austriaco dice what the fuck do you want? Cioè, che cavolo vuoi da me? Sì. Ora, il concetto è questo, l'egocentrismo fa sì che tu vai a rompere le scatole agli altri, perché proietti una cosa che è importante per te, che per gli altri è meno importante. E questo è l'aspetto di psicologia. L'altro aspetto è quello di management, nel senso di quali sono le conseguenze negative di sbagliarsi una virgola o un congiuntivo, cavolo ne so, se non percettive. Non ci sono conseguenze pratiche. Okay? Quindi questo era l'egocentrismo tra management e psicologia. E la morale qual è? Attenzione, che lo facciamo anche nella vita, ecco, volevo arrivare lì. Cioè nella vita c'è chi si mette a fare l'apostolo e va a criticare quello che fanno gli altri. Ma chi te l'ha chiesto? Parlavamo prima del fatto che un sorriso ci avvicina agli altri e che la faccia imbronciata ci allontana. Benissimo. Anche il puntare il dito su un errore che un'altra persona può fare non è, come posso dire, un'operazione che ci avvicina. 2, non è manageriamente corretta. Perché? Lo spiegavo prima in un altro video. Vi ho spiegato il metodo manageriale, professionale, che in pochi conoscono, anche se è nuovo di Colombo, nel senso che è semplice. Tu devi guardare le tue responsabilità. E poi ti chiedi, per presidiare al meglio quelle responsabilità, quali sono le competenze necessarie? Se vieni da me, che di italiano non me ne intendo, ma di sviluppo delle competenze abbastanza, ci ho fatto 23 anni di sviluppo, mi pagavano anche bene, Pirelli, Onive, insomma, non la banca della scimmia, tu Massimo mi dai 1.000 euro per 2 ore di studio, mi dici, queste qui sono le mie responsabilità, l'italiano dove lo metto? L'italiano te lo metti, ci pulisci, capito cosa?
Perché non ti, no, ma non perché ce l'ho con l'italiano, non ti serve, non ti serve. Quindi il management, che cos'è? Il management è investire risorse su ciò che serve. Quindi dire a una persona, impara questa cosa qui, è ignoranza manageriale e arroganza. Tu ti arroghi il diritto di dire a un'altra persona cosa deve fare. Come vedi io mi scaldo, perché? Perché è violenza. Sì, sì, è vero. Soprattutto, adesso vabbè, io ormai ho fatto più di 800 video, non mi toccano quasi più questi commenti. Però c'è chi magari si prova, chi si butta, che fa un paio di video, si prende due insulti, perché le persone giudicano e smettono. Magari avrebbero potuto creare qualcosa di bellissimo. E... che se vuoi fare? Il punto qual è? Il punto è che, prima lo dicevo, occorre imparare a gestire il proprio ego, ma esistono anche gli ego degli altri. Okay? Allora, il messaggio non è a quella persona che mette il commento egocentrato, è prestare attenzione a noi.